La circolazione depressionaria, che interessa ancora gran parte delle regioni centro-meridionali europee, continua a convogliare sull'Italia delle correnti nord-occidentali che apportano condizioni di spiccata instabilità sulle regioni peninsulari, mostrandosi meno attive sulle isole maggiori. Tra giovedì e venerdì avremo un peggioramento più marcato al sud. Sulla Basilicata avremo condizioni di bel tempo al primo mattino con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Con il passare delle ore aumenterà la nuvolosità nelle zone interne, soprattutto delle zone appenniniche, dove si potranno avere locali precipitazioni, per lo più nel tardo pomeriggio, con qualche isolato temporale. Le minime saranno stazionarie, quelle massime risulteranno in generale aumento, soprattutto nelle zone interne del Materano e nel Vulture Melfese. Potenza 12 gradi la minima, 23 gradi la massima, Matera 15 gradi la minima, 28 gradi la massima. I venti continueranno a spirare dal quadrante nord-occidentale e saranno generalmente di debole intensità. I mari, sia il Tirreno che lo Ionio, risulteranno calmi o quasi calmi. Previsioni per domani. Avremo una maggiore instabilità legata all'arrivo di una circolazione di aria più fresca in quota in corrispondenza delle regioni centro-meridionali. Sono previste precipitazioni sparse un po' su tutto il territorio, ma con maggiore probabilità nelle zone interne appenniniche. Le temperature diminuiranno nei valori massimi, specie in montagna.